Siamo sulla Salaria, direzione? Un paesino immerso nella porzione laziale dell'Appennino abruzzese. Questo è un posto al quale siamo molto legati, sia per questioni sentimentali che per la bellezza del paese e di tutta questa zona del Lazio. Dopo solo un'ora dalla partenza da Roma, siamo arrivati al capoluogo di provincia, Rieti. Parcheggiata la macchina, iniziamo una piacevole passeggiata attraverso questa deliziosa cittadina. Interamente circondata dalle sue mura medievali, Rieti ha origini antichissime. Infatti, fu fondata all'inizio dell'età del ferro dai Sabini. In seguito passò sotto il dominio di Romani, Visigoti, Longobardi e Stato Pontificio, fino ad entrare a far parte del Regno d'Italia in tempi più moderni. Chiunque venga da queste parti non può farsi sfuggire l'occasione di visitare questo capoluogo di provincia. Sicuramente varrebbe la pena visitare più a fondo la città, per conoscerne il passato e i tesori nascosti. Ma chi viaggia in famiglia non può concedersi troppe escursioni culturali. Per gioia è arrivata l'ora della pappa e noi ci concediamo una sosta aperitivo in uno dei posti più belli di Rieti. Dove stanno le paperelle? Come? Ti piacciono? Ti piacciono le paperelle? Sì. Sono belle? Sì. Dove siamo? A Rieti. Che stiamo facendo? Le papere. Le papere abbiamo visto? Sì. Ti sono piaciute queste papere? Sì, io posso prendere ancora. Certo. Ci certo, riprendiamo. Una papera sulla mano. Come puoi farlo? Ti piace? Sì. Molto bella. Sì, la mano. E poi dove andiamo? Ah? Andiamo a vedere? Calcariola. Di Calcariola. Andiamo a vedere il castello di Calcariola, la Pineta. La Pineta. Sì. In Pineta. Ci vuoi andare in Pineta domani? Sì, posso. Certo, andiamo nel bosco? Andai, andiamo, andiamo. Allora, domani andiamo nel bosco. Andiamo. Domani mattina. Bye. Siamo di fronte al fiume Velino, che attraversando tutta la zona del Reatino passa proprio nel cuore di Rieti. Ed è proprio grazie a questo fiume che prende vita la festa del sole. Tutti i reatini nel mese di luglio rendono omaggio al loro fiume, organizzando una grande festa con sfilate in costume e mostre, per poi dare inizio al Palio della Tinozza. Questi sono solo gli allenamenti, ma deve essere veramente una festa unica nel suo genere. Adesso però dobbiamo andare per raggiungere il nostro paesino immerso nella natura. Calcariola è un piccolo paesino immerso nel verde a due passi da Roma, dove si può ancora trovare lo spazio di essere a stretto contatto con la natura, e di certo proprio in questo trova la sua vera forza. Noi siamo molto legati a questo paesino per ragioni puramente sentimentali. Infatti, questo luogo è custode di molti dei nostri ricordi più belli, ed ogni volta che torniamo ritroviamo quell'atmosfera familiare che ci accoglie con affetto.
paese è rimasto incontaminato e sembra veramente che qui il tempo scorra più lentamente. Ma, nonostante questo, il cuore del paese non cessa mai di battere e resta sempre pulsante, spinto dal senso d'appartenenza e dall'orgoglio dei suoi abitanti. Calcariola è un paesino popolato da pochi anni, ma nei mesi estivi riprende totalmente vita, soprattutto nel mese di agosto, quando si festeggia il santo patrono e protettore del paese. Il 10 agosto è la giornata dedicata a San Lorenzo. Tutto il paese organizza al meglio la festa, con processioni, balli ed attività, per trascorrere la giornata in allegria. Ed ecco il ballo della pupazza o pantasima, spettacolo e rito pagano che si ripete ogni anno a Calcariola e quasi in ogni festa di paese nell'alta valle del Velino. Si tratta di un fantoccio di cartapesta, guidato da una persona al suo interno e adornato di fuochi d'artificio, saltella e danza al centro della piazza affollata. Pupazza ha il significato di distruggere il male, poiché il fuoco ha una funzione purificatrice con la quale si allontanano gli influssi negativi, esercitando un'azione protettiva su tutta la comunità. Il rito è come una festa contro il male, tutto finisce con balli e fuochi d'artificio. Questo è il Monteggiano con la famosa scritta Dux. Creata nel 1939, è una pineta di circa 8 ettari che forma la sigla del Duce, nata per omaggiare Benito Mussolini. Calcariola è uno dei migliori punti panoramici per vedere il monte con la sua scritta, ormai monumento storico, e tutta la valle del Velino, sormontata anche dal Monte Terminillo, una delle vette più alte del Lazio. Il paese, negli ultimi tempi, ha ritrovato anche il suo vero simbolo. Infatti il suo castello, un tempo in rovina, ha trovato nuova vita ed è tornato a splendere su Calcariola. Però, prima di addentrarci fra le sue mura, voglio farvi scoprire i meravigliosi dintorni di questo caratteristico paese. Il Monte Terminillo è identificato da tutti come la montagna di Roma, dato che le due località distano meno di 2 ore d'auto l'una dall'altra. In passato era la località sciistica di riferimento del centro Italia, ma a causa di assenza di investimenti di rinnovamento degli impianti di risalita ha subito un costante declino col passare del tempo. Sembra che per rilanciare questa fantastica località la regione abbia stanziato 20 milioni di euro per modernizzare gli impianti che risalgono ormai agli anni 50. Con la speranza che la montagna venga rilanciata per il turismo invernale, il Terminillo resta un posto stupendo anche d'estate. Questo è un massiccio calcareo molto vasto, che in alcuni punti ricorda le montagne dolomitiche. Il caratteristico paese è delizioso ed offre ogni servizio per passare delle piacevoli giornate all'insegna del relax e del divertimento in tutti i mesi dell'anno. Eccoli qua. Ho appena avuto un incontro ravvicinato con uno stinco buonissimo. Quest'aria frizzantina stimola veramente l'appetito. Finito questo bel pranzetto, continuiamo il nostro giro alla scoperta del Terminillo.
L'equitazione è una delle molte attività che si possono effettuare su questa montagna. Qui siamo alla località Cinque Confini, dove il maneggio della scuderia organizza passeggiate a cavallo immerse nella natura e in pieno relax. Sempre perché in un family trip non si può fare proprio tutto, noi ci limitiamo a far vivere una breve esperienza da cowboy a Christian, che, emozionatissimo, si immerge nei panni di un piccolo John Wayne al galoppo sul suo cavallo maculato. Terminillo ci ha regalato veramente una fantastica giornata. Non ci resta che fare un ultimo giro in paese e metterci in viaggio per tornare a Calcariola. Proprio di fronte al monte dove è arroccata Calcariola, lungo la Via Salaria, c'è Città Ducale. È un piccolo paese che fa comune per tutte le frazioni limitrofe, compresa Calcariola. Vale la pena passare a visitare il suo borgo medievale, anche se diverso da come era originariamente in seguito alla ricostruzione dopo le scosse del grande terremoto dell'Aquila, che nel 1703 distrusse anche queste zone del Lazio. È molto bella la piazza principale del paese che, recentemente restaurata, rende Città Ducale una meta obbligatoria per chi viene a visitare questa zona della provincia di Rieti. A 10 minuti d'auto da Città Ducale, sempre lungo la Via Salaria, si arriva a Cotili. Questa località è famosa per le sue acque termali. Sono benefiche per l'organismo e vengono utilizzate per molti trattamenti riabilitativi ed estetici, oltre ad essere curative per le malattie respiratorie e molto altro. Passando di qui, oltre a poter bere liberamente quest'acqua terapeutica dal sapore veramente particolare, si può mangiare un'ottima porchetta ed altri squisiti prodotti tipici. Ma noi siamo venuti da queste parti soprattutto per vedere i resti delle terme antiche, fatte costruire dall'imperatore Vespasiano in epoca romana. Al nostro arrivo però vediamo che gli scavi sono chiusi, anzi la nostra impressione è stata che fossero proprio in uno stato di abbandono, un vero peccato per un sito archeologico così bello. Sembra che la natura si stia riappropriando di questa meraviglia per preservarla come l'uomo non sa fare. Spero di sbagliarmi e mi auguro che le istituzioni continuino a proteggere una località importante come questa, scelta dagli imperatori Vespasiano e Tito come residenza estiva e dove decisero di passare gli ultimi giorni della loro vita. Questi territori sono ricchi d'acqua. In questa valle, infatti, nascono le sorgenti del fiume Peschiera, un piccolo affluente del Velino. Grazie all'acquedotto, costruito nei primi anni del Novecento, le limpide acque di questo fiume riforniscono la città di Roma. È uno dei sistemi artificiali di conduttura idrica più grandi al mondo, lungo fino a 130 km.
Il complesso sistema è quasi completamente sotterraneo e si integra perfettamente con l'ambiente, preservando il paesaggio incontaminato di questi territori. In tal modo, i fiumi Peschiera e Velino fluiscono nei loro letti, come se l'uomo non fosse mai intervenuto per attingere da questa preziosa risorsa che la natura gli ha donato. Per un tratto i due fiumi scorrono paralleli, in un'area che sembra dimenticata dall'uomo, dove ci si sente in simbiosi con la natura, per poi incontrarsi e proseguire il loro cammino insieme, fino a precipitare nel fiume Nera, formando la spettacolare Cascata delle Marmore. Natura incontaminata, storia, benessere, tutte cose che può offrire al viaggiatore questa stupenda zona del Lazio. Ma ora eccomi pronto a mantenere la promessa fatta a Christian. Siamo nella pineta adiacente Calcariola. Questa è un'altra zona dove si può ritrovare la pace con se stessi, in questo paesaggio montano mozzafiato. Purtroppo il giro nel bosco è durato veramente poco. Siamo letteralmente stati cacciati via da tafani, insetti terribili, che in queste ore calde sono super aggressivi. Quindi scendiamo in paese, dove ci aspettano i nonni di mia moglie Valentina, per un pranzo da leccarsi i baffi. Gnocco tipico, Angeli. Questo è gnocco proprio veramente tipico. Questo è proprio casareccio. Questa è una ricetta facilissima. Chilo di patate, mezzo chilo di farina, un uovo, sale e impasti. Arrivi gnocchi. Capito? Semplice, semplice. Ma che maestria, oh! Ancora queste cose ne fa più nessuno ormai, eh. Chi fa più a mano? Non so ancora sti paesetti, famo. Guarda che patate al Calcariola quando piove. Nonna Angela è una cuoca eccezionale, ma anche Bruno fa la sua parte. Lui è il vero amante della campagna. Questa è la sua piccola cantina, una piccola produzione per la famiglia. E vi assicuro che il suo è un vino buonissimo e veramente genuino. Intendiate di nonna. Ci siamo quasi. Una scolata di gnocchi, aggiunta ad un bel sughetto, profumatissimo, fatto rigorosamente con pomodori freschi dell'orto. Parmigiano come se piovesse, un bel bicchiere di vino di nonno Bruno e che dire, buon appetito! Ed ecco che come un intramontabile testimone del passato, il castello dei Camponeschi continua a dominare dall'alto il paese. In passato era un villaggio fortificato che, con la sua imponenza, difendeva la popolazione dalle incursioni dei nemici.
A quanto pare, data la sua posizione strategica, fungeva anche da avamposto militare per difendere i territori di Città Ducale. Infatti, la sua costruzione e la conseguente nascita di Calcariola vengono attribuite alla volontà di Roberto d'Angiò, duca di Calabria, che intorno all'anno 1300 diede inizio al progetto, spiegando le insegne reali anche sul paese. Oggi il castello, dopo una grande opera di restauro, è tornato in vita e al suo interno sono stati realizzati numerosi appartamenti. In questo modo il paese è riuscito a recuperare il suo monumento principale, che oggi è il simbolo di Calcariola. Da qui si possono ammirare meravigliosi panorami e si può apprezzare la maestosità del Monteggiano, che sovrasta indomito la Valle del Velino. L'unica parte visitabile del castello è il piccolo piazzale interno e i vicoli adiacenti, dato che per accedere alle altre aree del castello bisogna entrare negli appartamenti privati degli inquilini, i quali mi hanno gentilmente aperto le porte di casa per girare queste immagini. Venga a visitare questa porzione del Lazio, non deve farsi sfuggire l'occasione di fare una breve escursione a Calcariola per visitare il suo castello, testimone intramontabile della storia di questo caratteristico paese.